Ciao ragazzi, sono con... Non lo so, ciao, qualcuno. Sono col buon Toselli, signori. Stiamo andando al matrimonio di Papyrus, perché tra youtubers siamo amici, ci si vuole bene. Oh yes. E nulla, facciamo un video, dai, facciamo un video dove si parla di di Milan, scusate. Inter. No, così, buttata lì. Perché abbiamo fatto un video sul suo canale, che o è uscito o uscirà, era oggi, lo carichi oggi, giusto? Sì, anche perché parliamo di Juve, di Roma, esatto. Juve, che è stasera. Sul suo canale parliamo di Juve, esatto, e sul mio invece parliamo di Milan. E allora, visto che tu hai fatto il giornalista, mi hai fatto delle domande sul tuo video. Ah, ok, ecco. Sì. Adesso sono io a farle a te, identico. Risponderò. Come vedi questo Milan? Occhio a come rispondi, No, allora, io addirittura l'ho messo molto in alto nella mia classifica finale, la mia previsione. E tra l'altro sopra il Napoli, mi pare di ricordare. Credo che sia finalmente un anno positivo, in realtà, per il Milan. Poi ci sono tante incognite. Hai male? Scusate, prego. No, poi ci sono sempre tante incognite, in realtà ogni anno. Però per la predisposizione che hanno dato alla squadra, secondo me, è ottima. Mi è piaciuto molto il modo di ragionare su Pioli, di voler confermare Pioli a discapito di un progetto completamente nuovo. Esatto. Poi magari l'altro progetto sarebbe stato il più vincente della storia. Non lo sapremo mai, quindi. Non lo sapremo mai. Però sono stati molto bravi, secondo me, a confermare Pioli. E sono stati bravi anche, paradossalmente, a confermare Ibra, nonostante i quasi 40 anni d'età. Ma Ibra non è solo un calciatore, poi adesso pronta guarigione a Zlatan, Ibra è qualcosa di più. E secondo me è un valore aggiunto. L'unica domanda che ti faccio è: a sto punto chi è il vice Ibra? Adesso oggi non giocherà, chi giocherà a titolare? Oggi gioca Colombo, che è il ragazzino della primavera, che è segnato in Europa League. Diciamo che a differenza degli altri giocatori della primavera, che di solito anche fisicamente sono un po' più gracilini, si vede che sono un po' acerbi sotto quel punto di vista. Lui cazzo, atleticamente sembra veramente... No, ma sono d'accordo, però alla lunga, in un campionato come quello di Serie A, con 38 partite, e con Ibra che comunque ha 38 anni, esatto, può essere Colombo davvero il vice Ibra? Per me no, infatti sono forse uno dei pochi che si battaglia sul fatto di volere assolutamente un vice Ibra. Esatto. Perché molti dicono: no, Dani, ma abbiamo Leao, abbiamo Rebic, ma io sono non sono prime punte, ragazzi. Leao, quando lo scorso anno ha giocato lì in avanti, ha dimostrato di non essere in grado. Leao rende molto di più come seconda punta, ma non è il nostro caso perché non abbiamo due punti in avanti, o come esterno di sinistra, dove secondo me ha fatto molto bene. Stesso discorso per Rebic. Rebic ha fatto bene anche l'attaccante l'anno scorso. Esatto. Vabbè, lì è impazzito. Però secondo me un vice Ibra manca ora come ora. Si parlava di Jovic a inizio calciomercato, poi non se n'è fatto nulla. Sarebbe stato un peccato, perché secondo me era molto intelligente prendere un giocatore forte come Jovic, tenerlo, diciamo, come vice Ibra quest'anno, per poi dargli spazio e titolarità il prossimo anno. Invece comunque hanno optato per prendere un giocatore a centrocampo, ora si parla molto di difesa. Io ti dico, io ho guardato, a sorpresa, questa non la sai neanche, ho guardato la tua live con numero 10, sì, nel quale parlavate di Tonali. Sì. Sono d'accordo sul fatto che Tonali sia un grande acquisto, ma forse non era esattamente quello che serviva, perché comunque a livello di centrocampo, con la disposizione 2 che avete dall'anno scorso, c'era già una disposizione di qualità all'interno della rosa. Tonali è sicuramente un valore aggiunto, aiuterà tanto, però con Tonali quasi mi aspetto un centrocampo a 3 allora, e non il trequartista. Però c'è Çalhanoğlu, per dire. Però c'è Çalhanoğlu, ora come ora non puoi toglierlo. Esatto. Secondo me con Tonali è stato un po'... Maldini ha parlato di un mercato di occasioni. Sì, sì. Tonali è sempre piaciuto al Milan, però diciamo che il Milan aveva altri obiettivi. Poi l'Inter, che era praticamente dell'Inter, si è tirato indietro perché Conte ha richiesto giocatori pronti per vincere subito, come Vidal e Company, Kolarov, eccetera. E... dottor Vidal e Company, non Company vero quello... e proprio. No, esatto. Non penso neanche giochi più Company. Spattuto il telefono. Evitiamo di prendere le buche qui in autostrada. Scusi, gentilmente. Mi perdoni. E quindi alla fine il Milan non si è fatta sfuggire questa occasione. Resta il fatto però che ora come ora il Milan serve, come dici tu, un vice Ibra. Secondo me sì. Un terzino destro, diciamo che fino a 2 mesi fa lo volevamo disperatamente. Adesso col fatto che Calabria pare
essere rigenerato anche lui, fortunatamente, magari non è proprio la priorità. Io resto del parere che un bel terzino destra al Milan farebbe tanto. Però anche dopo c'è già Conti. Deve uscire. Non esatto. L'ideale sarebbe stato per me tenere uno dei due come riserva, come riserva e un titolare. Mancano 7 giorni, 8 giorni di mercato. Sì, manca pochissimo. Poi si parla, cioè al Milan serve adesso ora come ora anche un difensore centrale. Sì, perché ho visto che gioca Gabbia molto spesso. Gioca Gabbia perché Romagnoli è ancora infortunato. Esatto. Diciamo che Romagnoli e Kier per adesso sono titolari. E però c'è ancora Musacchio da voi? Musacchio è rotto, è ancora rotto. Ma c'è però? Sì. Musacchio è rotto, Gabbia a me non fa impazzire, è giovane, migliorerà, però adesso non mi fa impazzire. E quindi si parlava addirittura di un eventuale che sia adattato, però capite che se già la seconda giornata sei costretto ad adattare non è un buon segnale. Beh, se volete mi arrugai da darvi sempre, eh. E lì è pronto. Guarda, riprendo Borin e lo faccio giocare centrale, ok? o comunque c'ho Tatarusano che volendo posso adattare a difensore centrale. È vero che avete Tatarusano. Vabbè, comunque al di là di questo, sì, sono contento anch'io del stesso Brahim Diaz che oggi parte titolare. Ecco, oggi parte titolare. È un giocatore da tenere d'occhio, secondo me. Esatto. Molto, perché di solito quelli che arrivano dalla cantera del Real sono dei giocatori che in Italia fanno bene. E l'avete preso in prestito, immagino. Sì, con diritto. Con diritto di riscatto, sì. Okay. Quindi sì, nel caso potrete farlo vostro. Si sa già una cifra anche. Guarda, mi cogli impreparato. Ho fatto il video su Brahim Diaz, ero preparatissimo, ma avendo io una memoria veramente labile, per non dire altro. Rimandato a settembre, ma il prossimo. Quindi tra un anno, è finito questo ormai. No, vabbè. Quindi avete tanti centrocampisti, tante mezze punte. Secondo me siete carenti là davanti. Davanti e dietro. Esatto, è dietro. Quindi avete un po' la coperta corta. Esatto. Però potete adattarvi in tanti modi. Cioè, Rebic magari farà spesso il vice Ibra. Quindi sposterei qualcuno sulla tre quarti, che ne hai tre di trequartisti praticamente. Sì, Brahim Diaz si può adattare sia a destra che a sinistra. Esatto. Oddio, guarda. I cavalli, Cortomuso di Allegri. Tenete non posso girare la telecamera, ma vi assicuro che ci sono due cavalli qui in autostrada che vanno molto più veloce. Anche loro invitati al matrimonio. Stanno andando a Fidenza, sì. Due tori e due cavalli. Avrei detto qualcos'altro sui due. Vanno sempre in coppia anche loro. Maialini? No, vanno in coppia. Carabinieri? No, ma stiamo degenerando, sì, in questo video. So. Perché non è che nel tuo video possiamo essere precisi e impeccabili, nel mio diciamo. Perché nel mio siamo stati precisi e impeccabili. Assolutamente no, era ironico. Parlava il navigatore addirittura. Commentate ragazzi, a chi si riferiva? I due in coppia vanno. Fatecelo sapere, sono tra i commenti. Chissà. Va bene, discorso. Vabbè, pronostico per Crotone Milan. Te lo dicevo, io non so neanche chi ci gioca nel Crotone, quindi vince il Crotone. Vince il Crotone. L'ha detto, Perché so già che questo video, questo pezzone di video andrà nelle stories, perché effettivamente vincerà il Crotone. Oh, sei ancora in tempo per giocartelo, eh. Faccio ancora tempo a non caricare il video, perché comunque ovviamente ragazzi, oggi niente live reaction purtroppo. Ma come no? No, chiesa, siamo in chiesa, cioè, vediamo, non escludiamo nulla. Grazie mille, grazie signor Luca. Passate a vedere anche il video che abbiamo fatto insieme sul suo canale dove si parla di Juventus. Nulla, grazie mille, alla prossima. Ciao. Ciao bello. Secondo me il campionato lo vince l'Inter. Basta con questa storia.